Di scena al Facchetti il derby degli allievi nazionali, gara molto dura, i classe 1998 hanno qualche ruggine, parte forte il Milan che va vicino al vantaggio con il sinistro di Agnero, ben deviata da Rizzotto in calcio d'angolo, ribaltamento di fronte, in vantaggio invece ci va l'Inter, Opoku sfida in uno contro uno il proprio avversario diretto che non può esimersi dallo stendere in area di rigore, dal dischetto lo stesso numero 9 nerazzurro ha la giusta freddezza per battere uno dei migliori portieri della categoria come Donnarumma, gol numero 5 in questo campionato per Justice Opoku. Ancora lui dal dischetto sigla l'1-0. Neanche il tempo di esultare, il Milan pareggia subito con Agnero che va in mezzo e la mette all'altezza del dischetto del rigore, da due passi Cutrone trova l'angolo alto imparabile. Milan che però rimane in 10 per questo brutto fallo di Spinelli ai danni di Piscopo, immediato il rosso da parte del direttore di gara. Gara nervosa, ne fa le spese anche Azio Smanovic che dà una gomitata ancora a Piscopo, giallo inevitabile per lui, ammonizione che poi prenderà anche un altro attaccante dei rossoneri, nella fattispecie trattasi di Agnero, anche lui ammonito per un contrasto di gioco che costerà la partita di fatto al numero 11 nerazzurro, che non rientrerà in campo nella ripresa. Davvero brutto anche il fallo di Agnero. Si chiude qui comunque la prima frazione sul punteggio di 1-1. Tante emozioni anche nella ripresa. Il Milan subito con Cutrone va di nuovo vicino al vantaggio, si mangia il numero 9 rossonero, un gol incredibile. Milan che continua ad attaccare e trova a sua volta un penalty dal dischetto, però l'errore da parte di Agnero, quindi rimane il punteggio sull'1-1. L'Inter ha un uomo in più, ma non per molto, perché Opoku si fa contagiare dal clima agonistico e fa questa bruttissima entrata, anche lui meritevole ovviamente di rosso diretto. Brutto gesto da parte del numero 9 nerazzurro, che macchia la sua prova fino a quel momento impeccabile. 10 contro 10, 1-1, l'Inter ritrova il vantaggio con Taufer che mette in mezzo il pallone, la tocca Bakayoko, arriva, è un derby e allora non può essere altro che il numero 2, come si chiama? Zanetti, che sigla il 2-1 per l'Inter, la rete ancora di Zanetti, ovviamente terzino destro per il 2-1 nerazzurro. L'Inter che potrebbe ulteriormente incrementare, il fallo ai danni di Bakayoko dal dischetto, però si lascia ipnotizzare, qui l'ammonizione ai danni del rossonero, dal dischetto il numero 4 Carraro si lascia ipnotizzare da Donnarumma e allora bisogna soffrire fino alla fine. Inter che poteva chiudere il match, Milan che proprio all'ultimo secondo va vicino al pari con questa percussione, ancora Cutrone da due passi salva la difesa nerazzurra sulla linea. Finisce così con tantissime emozioni, 2-1 per l'Inter, due espulsioni, due calci di rigore, tante emozioni, a volte troppa cattiveria agonistica. È un derby, forse i ragazzi l'hanno troppo sentito, però comunque una bella vittoria per la formazione di Benoît Coé, che torna a volare da sola, prima in classifica. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.